a te e a tutti su Ormai, benvenuti da Giacchierina in questo nuovissimo episodio su Child of Light. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno 25 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno, dopo che la volta scorsa siamo arrivati nel gioioso villaggio dei topi, dove un topo bastardo mi ha praticamente fatto fare i peggio lavori di sto mondo, cioè tipo pulirli, quella che lui chiama cantina, che non è una cantina, è un antro infernale. Perciò ragazzi non ci resta che continuare a visitare questo fantastico villaggio. Mi sa che ci tocca entrare qua dentro. Lucciolino, c'è uno scrigno per te. Ok. E questa topolina, un salvatore al cavò deve andare. Qualcuno deve il mercato risollevare. Oh, quindi dovrei essere io il salvatore. Vabbè, non c'è più niente qua dentro, ragazzi. Non ci resta che uscire. Andando più in alto, cosa c'è? C'è qualcosa qui in cima a tutto il mondo? Sembrerebbe di no, per cui... mi sa che... c'è tocca andare di qua, ragazzi. Ah, qua dentro già era entrata. Avevo detto che era una vecchia questa, ma a sto punto non so se è una vecchia o se è tipo un maschio con la parrucca. Sapete quei parrucconi pazzeschi che avevano? Potreste indicarmi in alto la via? Ah, sindaco, infatti. È un maschio, ragazzi, c'ho pure i baffi. Sindaco dei bonus. Guardar su è una fesseria in questa altalenante economia. Abbiamo cose più importanti da pensare. Su, via. Che i soldi nel cavò saranno volati via. Topi giganti con occhi si biechi. Parla con loro e il tempo tu sprechi. Ben detto, Nora. Quindi? Cioè, che mi ha saputo dire questo? Scusate un attimo. Non lo so, che mi ha saputo dire? Assolutamente niente mi ha saputo dire. Salutopi a voi tutti. Un giovane topo. Vorreste andare al tempio in alto, esatto? Esatto. Vi assisterò con un trasporto adatto. Fatevi accompagnare per tutto il tratto. Sarà un vantaggio per tutti noi, tanto per me quanto per voi. Guidaci al promontopo. Se quel ratto mi viene vicino, lo spappolo come un budino. Nora, calmati, te prego. Ah, si è unito alla compagnia, perfetto. Cioè, noi facciamo amicizia così rapidamente che i nuovi arrivati sentono liberissimi di entrare nella nostra compagnia, capite? La nostra giurma. Va bene, Robert, ok, fai parte dei nostri. Ah, perfetto, era quello che dovevo fare, mi sa. Ah, qua già c'eravamo stati, attenzione. Ah, non vedo un ponte, né grande né piccino. Oh, Magna, puoi darmi un aiutino? Chi è Magna? Non vedo nessuno che aiuto ci presti, nemmeno io. E tu dove saresti? Oh mio Dio, infatti, santi numi! Sta caspita di roccia parla! Scappate! Fuggite, sciocchi! Le pietre si sono animate! Visitatori, non ve ne andate, posso aiutarvi in qualcosa? Possiedo d'acqua fresca e cascate. No, ma grazie, oh generosa. Tesoro, il mio nome ti dirò, sono Magna. Magna in contraria, cerchiamo di andare al tempio tra i nembi. Ah sì, sono contenta, non ho più domande. Qualcosa mi ha tolto l'ardore, mi serve un po' di riposo. Qualcosa non va nel mio cuore. Sono io in uno stato pietoso. Magna, siamo qui per cercare di entrare nel cavò dei Bolmus Populi. Sempre impegnato, mio Robert, coraggio, e sia stati attenti e fate buon viaggio. Oh, what? What? Che mi stai dicendo che devo entrare? Ammazza che fiatella. Oh, da quando è che non ti lavi i denti? Vabbè, a parte le battutazze, mi sa che ci tocca entrare, ragazzi. Siete mai entrati nella bocca di un essere gigante pietroso? Io no, mai. È la prima volta. Robert, grazie per la tua generosità, ma non era gratuita questa opportunità. Guarda caso, sti topi tutti furbi sono. C'era il trucco, vedi? La regina ha rinchiuso i nostri valori. Apri la porta serrata del cavò e mi spetteranno promozione e onori. Saremo il pasto di questo mostro. Robert, perché vivi sopra un gigante? I popoli han sangue di mercante. Magna ci ha mosso di posto in posto. Su e giù abbiamo venduto e comprato ad un ritmo forsennato. Finché Umbra, regina novella, arrivò. La notte calò e la forza di Magna scemò.
Libera il cuore di Magna dalla tele. Libera il cuore di Magna dalle tele dei... Ha detto tele? Spero non intenda quello che sto pensando. Dalle tele dei quattro e ti porterà all'alto tempio tutto ad un tratto. Dalle tele, che cosa vorrà mai dire tele? Spero non intenda tele di ragno, perché è quello che ci manca, Ursù. Ah, perché mi avete portato qua giù? Questo è un incubo infernale. Oh mio Dio, dove devo andare? Vabbè, a parte tutto, questa è una tela di ragno. Oh, no! Di nuovo i ragni, no! Maledetti pezzi di... Madonna, ma qua si può andare ancora più giù, attenzione. Qua posso entrare? No. Ok, per cui non rimane che andare ancora più giù. Oh mio Dio, ancora più giù. Vedo un ragnazzo qui appeso. Oh Gesù! Ma quanto è grande sto posto. Avanti, e i ragni una lezione darò. Aurora, non usarmi come esca però. Un cristallo a forma di cuore intagliato, avvolto di tele, ha ben poco amato. Ok, quindi questo sarebbe il cuore della povera Magna. Aurora, come so che è amore io? Quando sei triste a dirgli addio. Effettivamente. Quindi questo è il cuore di Magna ed è avvolto dalle tele di ragno. Effettivamente, purtroppo per noi è proprio vero così. La cosa che praticamente ho capito che dobbiamo fare è andare forse verso il telo. Sì, verso il telo, certo. Verso il cuore di Magna. Vediamo che succede. Messer Ragno, esci e affrontaci al mio tre. Uno, due, tre. E le tue ragnatele bruceremo con te, maledetto pezzo di merda. Giusto qua te devi venire a mente, no? E poi giusto i ragni, perché? Perché i ragni? Perché? Dico io. Aggrediamo sto strozzazzo. Allora, vabbè, comunque non erano questi i ragni che ci interessavano. Mi sa proprio di no. Comunque in ogni caso, ragazzi, avevamo visto che Nora è capace di utilizzare le magie che riguardano gli stati, per cui teniamolo bene a mente, perché potrebbe esserci utile la cosa, eh? Ok, avrei potuto colpire questo visto che stava per attaccare, però vabbè, fa niente. Ai ai ai, che simpatici miei amici, io vi picchierò. Io vi picchierò, tam tam. Io vi picchierò. Colpo critico, la faccia è rimasto su. Io vi picchierò. Va bene, ardillusionati. Oh no, non mi dire che mi fanno fuori fin, eh. No! Madonna. L'ho salvato, ragazzi, per il rotto della cuffia. Attenzione. Vediamo se riusciamo a farli fuori entrambi. No! Ragno malefico. Ah, non ce la farò, raga. Aia, aia. Pure te devi morire, scusa. Prendiamo tutto, tutte le pallette. Il ragno è andato e anche il porco è andato. Via così. Comunque non so se ehi Robert, dove a combattere hai imparato? Sei mai stato un incontro d'affari? Queste sono scaramucce elementari. Ah, se la tira pure il piccolo Robert. Comunque i topi tutti un po' se la tirano, ragazzi, eh. Pensano di essere... Aia! Pensano di essere tipo tutti dei geni del male, una roba del genere. Geni d'affari o chissà che roba. Va bene, prendiamo tutte le pallette che troviamo. Effettivamente, ragazzi, uno dei ragni che piagano il cuore di Magna. Oh, merda, non l'avevo mica visto. Non l'avevo visto, ragazzi, perché sto vedendo dove prendere le pallette. Ok, quindi quello che mi stavo chiedendo è se appunto dovevamo far fuori tutti i mostri tipo nelle altre aree. Però mi sa che in questo caso quelli che ci interessano particolarmente sono appunto questi ragni schifosi. Ma io vorrei capire sempre perché nei giochi ci devono mettere i ragnazzi. Questi ragni io ho proprio l'impressione che non saranno vulnerabili. Non lo so, a magia in particolare. Per cui una cosa che potrebbe essere utile è cambiare Finn con Nora.
e provare ad utilizzarla, ragazzi. Vediamo un po'. Questo dovrebbe rallentarli, però funziona soltanto su uno, ovviamente. In ogni caso, posso usare la magia un po' su tutti. Ovviamente, ok, almeno quello sono riuscito a interromperlo. Povera Nora, me l'ha rallentata, il pezzo di merda. Cerchiamo di rallentarli un po', raga, perché se no mi sa che da qua non usciamo vivi. In ogni caso ricordiamoci che la buona Rubella c'ha anche la cura, cosa che potrebbe essere utile, la Concita e tua hermana. Usiamo, ragazzi, stasi di nuovo su quest'altro ragno stavolta. Fatto sta che con Nora, ragazzi, non abbiamo attacchi fisici, per cui direi di provare a pietrificare uno di sti stronzi. Ah, ok, pietrificazione, insomma, vale come attacco da mischia, diciamo così. Per cui... Tac! Madre mia, questi sono resistenti, raga. Sono resistenti. Minchia che è musica. Merda! Ui, ok, autovivifica. Buono, grande. Questa mi è piaciuta tanto, direi. Però mi sa che dovremmo usare, ragazzi, una cura. Mi sa che sì. Cura su Nora, che ha veramente poca vita, poverina. Ok, uno è andato. Non sarà facile sta missione, ragazzi. Aia! Merda. Ci serve una pozione. Aia, non me lo uccidete, vi prego. No, me l'ha interrotta. Non me li uccidete, vi prego. Vesta di maledetti, schifosi, luridi. No! Devo usarlo su Rubella. Mi sono sbagliata, vabbè, troppo tardi. In ogni caso un'ora ci serve, per cui dovremo riutilizzare, ragazzi, la stasi, Ok, Rubella continua ad utilizzare autovivifica, il che ci piace. Però dovremo usare un tonico curativo su di lei prima che sia troppo tardi. Io direi di usare di nuovo stasi, ragazzi, e continuiamo a colpire. Comunque Nora è abbastanza veloce, È abbastanza veloce, la cosa ci piace. Almeno sono riuscito a interrompere un pezzazzo di merda. Avanti così. Merda, come l'ha schivato. Forza con stasi, abbiamo poca magia, raga. Aia, porca vacca. Tanto subirei lo stesso destino, schifoso lurido. Aia. Ripeto, ho proprio l'impressione che sarà difficile tutta sta missione, perché mi sa che diceva tipo qua, aspetta, non mi ricordo, diceva 4 ragni o una roba del genere, 4 tele, 4 che cosa, comunque era 4 qualcosa. Ok, bam. Almeno interrotto, avanti così. Uno dei due è diventato più veloce. Ok, cerchiamo di rallentarlo, raga. Aia. Dai, Rubella. Dai, Rubellina. Merda. Ok, va Rubella, va giù di schivata. Alla grande, ok. Raccogliamo di nuovo pallette per quanto possibile, ragazzi. La situazione è critica comunque. Non so se ci stiamo rendendo conto, perché... Sti stronzi non van giù. Mi toccherà usare un tonico. Ma che cavolo. Ok, l'altro è anche andato. Aia. Madre mia. Ok, andiamo giù di colpi ormai. Non è che dovrebbe essergli rimasto moltissimo. Le ultime parole famose. Ok. Boom. Ok, ce l'abbiamo fatta. Siamo saliti anche di livello. Sempre un'ottima notizia. Tutti su, ragazzi. Tutti su. Eppa. Ok. Pure il piccolo. Ah, lui avrà punti. Ok, le ragnatele sono saltate, ragazzi. Vedete? Ok, quindi forse ci basta seguire le ragnatele per... trovare i ragnazzi schifosi e luridi.
Nuovi punti abilità, ecco fatto, ora una è disfatta. Sottoterra io sono perplesso, e adesso? E adesso ci tocca trovare gli altri tre. Allora, Aurora, Aurora, Aurora. Direi che le aumentiamo la forza di 2. Bella. Direi che prenderò punti magia di 1. Infine. Aumenta la potenza di tutti gli incantesimi del 10%. Ci piace, lo prendiamo. La piccola Nora, compriamo questo. Aumento dei punti vita. Aumenta la velocità dell'alleato selezionato. Questo è interessante, lo prendiamo. Prendiamo punto magia di 1. Mentre il piccolo Robert... Io mi ero scordata che abbiamo Robert, ragazzi. Non abbiamo visto che cosa ha a disposizione, effettivamente. Prendiamo forza, difesa, colpo critico. Ok, scaglia la freccia, interessante. Prendiamo anche questo, aumento dei punti vita, cura le alterazioni di stato di tutti gli alleati, potrebbe essere interessante, aumento della forza, aumento della difesa, aumento della difesa magica, perfetto. Abbiamo utilizzato tutti i punti abilità, gli oculi ragazzi, ecco appunto l'altra volta non avevo capito quello che mi era stato detto, però possiamo unire più oculi appunto per crearne di più potenti, usa il comando crea per confermare la combinazione, perfetto. Che cosa succederà mai se metto insieme uno smeraldo, uno zaffiro levigato con uno smeraldo levigato e una tormalina levigata? Niente, ok, quindi non tutte le combinazioni, ecco, vedete? Sì, quindi ci sono delle combinazioni specifiche per creare robe. Perfetto, creato ametista grezza, che non so cosa fa, abbiamo preso pure un trofeo, meraviglioso. Aumenta i danni fisici del 20% quando i punti vita scendono al di sotto del 20%. Interessante, direi di darne una ad Aurora. Ne creerò qualcun altro, ragazzi, visto che ho così tanti zaffiri grezzi, eccetera, eccetera. Ok, blu, rosso e azzurro. Vediamo, blu, rosso e azzurro. E questo sarebbe più verde acqua, effettivamente. Diamante grezzo, che non so cosa fa. Aggiunge il 5% di punti esperienza dopo ogni scontro. Interessante. Direi di darne uno appunto alla piccola Aurora. Ne creerò altri, ragazzi, visto che ci sono. Questo del diamante, l'effetto del diamante potrebbe essere utile su tutti effettivamente, per cui ne creerò diversi, ragazzi. Eccone qua un altro. Aurora l'abbiamo dato a Rubella, glielo diamo. Ah ok, aspettate però, forse non su tutti fa lo stesso effetto. E perché su, scusami? Ah, dipende con cosa lo si associa, ragazzi. Perché sulla spada aumenta la velocità di 1, mentre sulla questione difesa appunto aumenta i punti di esperienza ottenuti. Capito, capito. Ok, lo mettiamo così anche a Rubella. Lo metteremo così anche a Nora, visto che ci siamo. E così anche al piccolo Robert. Anche se non so se starà tanto tempo con noi. A Rubella darò l'ametista grezza anche da tenere. Ok, direi che così possiamo andare bene per adesso, ragazzi. Ok, abbiamo fatto anche quest'altra scoperta, per fortuna. Perché magari può sembrare una sciocchezza, ma possono essere molto utili. Ok, prendiamo questo. Abbiamo preso polvere della difesa magica. Allora, aglia la concita. Allora, e dai, merda, non riesco mai ad evitare le cose che mi colpiscono proprio in pieno, tipo. Quindi il primo gruppo di ragnazzi, ragazzi, l'abbiamo fatto fuori. Ok, non ci resta che trovare gli altri ragni. E suppongo alcuni saranno qua sotto, molto probabilmente. E che palle. No, non è con te che voglio avere a che fare. Scusa tanto, ma sto cercando degli altri esseri ripugnanti. Sei più ripugnante di te, pensa a te. Ti sembrava possibile? Lo so che non ti sembrava possibile, invece pensa a te, è proprio così. Allora, sono sicura, ragazzi, che sono sulla strada giusta. Prendiamo le pallette che possiamo prendere. Ecco fatto. Eccolo là. Un ragno ghermisce di magna le vene. Liberiamo il suo cuore da queste catene. Minchia, come si è arrabbiato il ragnazzo schifoso. Ah, non possiamo ovviamente accedere allo scrigno. Di nuovo, ragazzi, stiamo pronti. Direi di cominciare a rallentarli uno ad uno. Antialterazione, ragazzi, se non sbaglio, impediva di essere colpiti da, appunto, dall'alterazione di stato. Per cui direi di provare ad usarlo prima che ci rallentino i maledetti, perché sono soliti farlo. Ok, devo imparare ad usare anche ste robe, ragazzi, perché se no non vado da nessuna parte, solo con l'attacco e tutto il resto appresso. Vedete che è uscito scritto, ragazzi, nessun effetto? Perché così ci avrebbero rallentato, molto probabilmente. Per cui
Tac. Tu adesso sarai rallentato. Perfetto. E adesso andiamo giù di colpi vari. Abbiamo interrotto, meraviglioso. Ai ai ai, ai ai ai. Direi di concentrarci uno per uno, raga, perché sennò così veramente ci sbrighiamo tipo dopodomani. Aia. Ok, l'effetto su Nora già è finito, non so perché. La poverina è lì lì per spirare, cerca di resistere, ti prego. Dagli addosso, così. Boom! Ok, il primo è andato, raga. Questa cosa dell'antialterazione ci è andata, direi, piuttosto bene. Concentriamoci sul secondo adesso. Dov'è l'uccellino? Allora. L'ho interrotta, ma pensa di... Sul secondo, vai! Ok, pure imparare la questione di interrompere, eccetera, eccetera, può essere utile, perché adesso questo non l'ha interrotto. Non è detto sempre che li interrompa, Per cui... Niente, io mi concentrerei ancora su questo qui. Infatti è andato giù, ragazzi, grazie al cielo. Direi di rallentarlo, perché so che è rimasto da solo, ragazzi. Però meglio evitare problemi. Boom. Interrotto. Avanti così, ragazzi. Avanti così. Ti rallento ancora di più. Ah, come son malefica. Boom. E boom. Stavolta è andata meglio, ragazzi, della prima, Sicuramente la questione dell'antialterazione è servita a molto. Perfetto, nuovo livello. Nuovo livello, mizzica, nuovo livello. Madonna, come sono saliti tutti, raga. Pazzesco. Citrino grezzo, dobbiamo vedere cosa fa. Ok, il secondo gruppo di ragnazzi è andato. Ecco fatto. Ok. E due ragnatele le abbiamo levate. Però mi rimangono addosso attaccate. Che schifo. Che schifo. Allora, qua c'è questo che aprirò immediatamente. E dopodiché, ragazzi, direi di andare ad occuparci delle abilità. Allora, per Aurora direi che comprerò questo, ragazzi. Raggio di luce. Ok. Rubella. Un attacco acrobatico contro tutte le creature oscure. Interessante, lo prendo. Il caro Finn. Qua c'è fuoco indomabile. Suppongo che sia un attacco più potenziato di fuoco. Per cui lo prenderò e aumenterò anche PM di 1. Nora, Nora, Nora. Aumento della difesa. Cioè, riduce i danni degli attacchi, bla bla bla, eccetera eccetera. E dopodiché direi che aumenterò la difesa di 5, quant'era, non lo so. E il piccolo Robert scaglia una freccia magica che riduce la velocità della creatura oscurata del 50% per due turni. Interessante, interessante. A posto, abbiamo utilizzato anche questi punti abilità. Probabilmente, ragazzi, questo video durerà un pelino di più. Aia, madonna, rispetto agli altri, però effettivamente vorrei provare ad eliminare tutti i ragnazzi, non lo so, però vorrei provarci. Allora, qua ci sono stata. Allora, qua ci sono stata. Qua giù, 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 no che non ci sono stata, mi sa, e suppongo proprio che uno dei ragni sarà qua. Che succede adesso? Il cavò, siamo bravi però. Aurora, no. Vi prego, aiutatemi a spezzare la magia del cavò. Per la tua promozione? Direi anche no. Dai, il mio futuro da questo dipende, lo so. Non mentire, la verità non taccio. Per Margaret, ecco, lo faccio. Il suo aspetto causa gli affanni l'oblio. Setosa la pelle, con boccoli scuri e occhi che specchiano lo sguardo mio.
Oh, dal testino Fiume allo zampino rotondo, Margaret è la più bella del mondo. Se il cavo libereremo, ne ricaverò grande onore. E con la promozione, Margaret mi cercherà con amore. Ah, quindi c'è un interesse dietro, effettivamente. Per me e per Margaret mia. Apri il cavò e così sia. Oh mio Dio. Allora, la cosa si fa interessante, nel senso che... Ah, ok. Robert già ci ha abbandonato, ragazzi. Che meccanismo vetusto. Lo è dai primi giorni di Lemuria, di Rambert e l'Emporio Antico. Però davvero, pare davvero serrata. Dammi un minuto. Per Rambert, la combinazione perduta ritrova, ti dico. Che succede se tiro questo? Ah, ok. Quindi se tiro questi affari qui... Di regola si mette a posto lì la combinazione. Bello perché, ragazzi, si è messa una missione all'interno della missione. E questa cosa è estremamente interessante. Allora, uno. E il terzo come si gira? Scusatene. Ah, ok, sempre così. Ah, perfetto! È andata già! Mi sa che non è finita qua. Lucciolino, mi sa che te tocca. Aspettate un secondo. La merda, manca questo, manca questo. Tarà! Oh! Ehi, Dale, che caspita. È fatta, la porta si è spalancata. Allora, per essere uno spillo ci so fare. Ben fatto, nient'altro da dire. Ma in fretta dobbiamo entrare. Io! Ero alla ricerca dei ragnazzi, mi hanno buttato in tutt'altra storia. La capitale dei populi abbiamo conquistato. Ora il cuore di Margaret verrà riscattato. Prendi pure da questi scrigni che adoro. Oh, guarda quanto bell'oro! Igniculus, piantala, non è una caccia al tesoro. Oh mio Dio. Ah, si è di nuovo unito alla compagnia. Deciditi. Ok, richiesta delle Lemuriane esaudita, ragazzi. Bravo Bolmus, abbiamo guadagnato pure un trofeo. Possiamo aprire tutti questi scrigni. Perfetto. C'è qualcosa qua su? E niente, quindi cioè, la questione è a posto, è già finita, è finita qua. Posso tornare alla ricerca dei ragnazzi schifosi? Va bene, ok. E se vado di qua, penso di essere sulla strada giusta, perché qua... Guarda Aurora, il ragno tesse la sua tela. Dovremmo ammazzarlo con grande cautela. Sì, con grande cautela, con tutto l'odio del mondo lo ammazzo io, altro che con grande cautela. A noi, schifosi ragnazzi. Allora, colpo più, proviamolo ragazzi, vediamo che succede. Bam! Uff, uno l'ha schivato, che pezzo di merda. Lo dico proprio così tranquillamente. Allora... Forza e coraggio, forza e coraggio. Continuiamo ad usare il colpo più perché... Me l'ha rallentata. Ah, ecco, vedete ragazzi? Se avessi usato quella cosa per evitare i cambiamenti di stato, adesso questo non sarebbe successo. Per cui adesso è troppo tardi. Non c'è più niente da fare a riguardo. Questo me la interromperà di sicuro, ovviamente, figurati. Madre mia. Allora, prima ci è andata bene, raga, eh? Adesso già stiamo facendo un po' più fatica perché ci hanno rallentato. Boom! Ok, abbiamo è andato a segno un colpo critico, per fortuna. Prendiamo le pallette. Carichiamo un po' così Rubella perché se no mi sa che non ci siamo. Schiva, schiva Nora, grande! Boom! Ha pure paralizzato, meraviglioso. Tac! Così, così, avanti così! Intanto che Rubella li colpisce tutti, almeno con Nora, quando non ce la interrompono, ovviamente. Possiamo andare avanti così. Adesso io faccio colpo più, però mi sa che Nora dovrà curare la povera Rubella, ragazzi. Tac! Ok. Così sì, uno già si è ripreso dal rallentamento, ragazzi, non ci posso credere. Aia, interrotta. Che palle! Cioè, è possibile che ogni santa volta me li interrompono i miei personaggi? Cioè, non è giusto. Ma che caspita. Tac.
Ok. Però questo attacco è probabile anche interromperli. Il problema adesso è che sono tutti ragazzi a velocità normale. Caspita. Allora, mi sa che ci tocca di nuovo rallentarli un minimo, perché sennò è la fine, raga. Andiamo avanti con un colpo più. Ecco, interrotto. Ciao. Cavolo. Tac. Ok, uno è andato. Avanti così. Quello è rallentato. Perfetto. Anche quest'altro è andato, ragazzi. Cerchiamo di rallentarlo noi così, perché sennò mi sa che è la fine. Intanto riprendiamo un po' di pallette. È andato. Anche il terzo, ragazzi. Il terzo gruppo di ragnazzi è crollato. Si aumenta ancora di livello. Avanti così. Ok. Perfetto. E anche questo è andato. Ah, aspetta. Ci siamo? Il cuore ora batte a ritmo serrato. Ma l'ultimo ragno resta in agguato. Ok, quindi non era l'ultimo. Attenzione. E se tornassimo verso il cuore, che cosa succederebbe mai? Ah, qua c'è uno scrigno, non l'avevo manco visto. Ecco qua, vediamo un po'. Messer ragno, esci e affrontaci al mio 3. 1, 2, 3. Il tuo tempo è scaduto, signorina. Oddio, ma è un boss? Oh merda, non ero pronta. Oh, ok. Non ero pronta al boss. Per niente lo ero. Ok, intanto rallentiamolo. Oddio. Questo, ragazzi, questo, ragazzi, c'ha una corazza spessa quanto le unghie dei piedi di un troll. Ah, si è dato la velocità lo stronzo. Non ci sto a credere. Io vorrei vedere, ragazzi, cosa è capace di fare Robert. Non so se è il caso di sperimentare adesso, effettivamente, però vabbè. Pioggia di frecce ovviamente li colpisce tutti. E io con Rubella direi di metterci anti-alterazione, perché ecco, interrotto, ovvio. Ecco qua, avanti così, mi raccomando, fatemi male, pezzi di merda. Sarà dura, raga. Oddio, gli ho aumentato. Oh! Cioè, non solo a me me li ha rallentati, gli ho aumentato anche la velocità. Anti-alterazione, devo usarlo per forza. Madre mia, raga. Ma di che stiamo a parlare qua? No, sul serio, Di che stiamo parlando? Di nuovo, riproviamo queste cavolo di pioggia di frecce, ma... Madre mia. Vai, sì, continua a aumentare la velocità, ma che davvero? Niente, devo usare cura su me stessa, purtroppo. È un guaio, raga, perché non li sto colpendo praticamente mai. La concetormana. Cioè, io speravo almeno di interromperli un attimino, però. Intralcio, vediamo che fa, raga. Ok, l'ho interrotto. Vedete, che io lo rallento, ma lui si aumenta la velocità. Cioè, ci sta poco da fa comunque. Madre mia. Questo è un grosso guaio, raga. È un grosso, grosso guaio. Aia. Perché me lo devono interrompere sempre per forza? E comunque sto stronzo contrattacca e continua ad aumentare la velocità. Oh, continua ad aumentare la velocità. Ok, vai con l'autovivifica, poverina. E che me la interromperà di nuovo? Proviamo con difesa. Guardate Rubella come si difende, raga. Ui. Merda. Cerca di resistere. Aia, niente, è andato. Corazza, una parola. È difficile.
E comunque lui per cambiarlo lo devo far vivere, raga. Purtroppo, quindi non c'è altra maniera. Sì, vabbè. Vabbè, di nuovo. Seleziona compagnia per escludere i combattenti caduti. Ok, sì, comunque posso cambiarlo, è vero. Proviamo ad usare Nora, raga, però c'ho i miei grossi dubbi. Fretta più a tutta la squadra, vediamo che succede. Ecco, me l'ha interrotta, non posso vedere che succede. Vaffa. Fretta più, cavolo. Ecco, me l'ha paralizzata. Me l'ha paralizzata. Vabbè. Ok, proviamo ragazzi a cercare di rallentare sto pezzo di merda, anche se lui si velocizzerà di sicuro. Ovviamente, figuriamoci. Il punto è che da quando, ragazzi, io non li colpisco? Da troppo tempo. Niente, Rubella è ancora paralizzata, ragazzi. Non so se ci stiamo rendendo conto. Inarrestabile non ho l'idea di cosa faccia, raga. Effettivamente. Ok, forse gli impedisce di essere... di subire cambiamenti di stato. Forse. Non lo so. Dobbiamo andare, cercare di andare avanti così, ragazzi. Continuerò a provare a rallentarlo, ma... è difficile. Ce lo rallenteranno, ragazzi, figuratevi. Proviamo a curare... no, Rubella, non lei, caspita. Ecco, niente da fare, vabbè. Rubella, te devi curare. Non c'è altra scelta. Ecco, interrotta? No? Che culo, meno male. Ah, ok, perché adesso c'ha inarrestabile effettivamente addosso, ecco perché. Ok. Almeno abbiamo recuperato un po' di vita. Non ci abbiamo più punti magia, ragazzi. Cerchiamo di recuperarne qualcuno. Niente. Punti magia no, mi raccomando. Proviamo a colpire questi. Ok, Rubella schiva la grandissima. Ok, uno è andato, raga, attenzione. Proviamo il colpo più. Ecco, l'altro è andato anche. Non ci resta che continuare a colpire. Nonostante tutto, ragazzi, grazie al cielo sono riuscita a sconfiggere gli altri due. Cioè, la situazione sembrava veramente tragica comunque. Vediamo se riuscirò a liberarmi di questo schifoso pezzo di merda. C'ho i miei grossi dubbi, ma vabbè, fa niente. No dai, magari qualcosa riusciamo a fare, dai. Ok, l'ha paralizzato, grande... questo ci va a grandissimo favore, attenzione. Avanti così. Di nuovo, l'abbiamo interrotto e paralizzato, ragazzi. Dai, che lo scontro sta andando alla grande, dai. Ecco, le ultime parole famose, giocherina, non cantare vittoria già. Forza, forza, forza. Allora ragazzi, che non c'ha più punti magia. Ok, siamo riusciti a recuperarne qualcuno da qui, ragazzi. Per cui direi di rallentarlo di nuovo prima che sia troppo tardi. Qua sono riuscite altre pallette. Continuiamo a colpirlo, me l'ha paralizzata. Che pezzo di cacca che sei. Mi ha tenuto giusto Nora, che è quella che gli fa meno danno, ragazzi. Proviamo a cambiarla con Aurora, anche se non so quanto possa essere più forte, ragazzi, effettivamente. Proviamo raggio di luce, vediamo che succede. Merda, è stato più veloce di me. Minchia che botta! Com'è che questo sta andando così veloce? Continuiamo ad usare raggio di luce, forza e coraggio. Dai, ce la dobbiamo fare, forza. Aia. Ah, merda, adesso è ancora più veloce. Merda, merda, merda. Resistete, ragazze, resistete. Forza, forza.
Minchia, il raggio di luce gli toglie un sacco di vita, ragazzi. Siamo riusciti anche a interromperlo, però continua a velocizzarsi il bastardo. Ce la dovrò fare, forza. Minchia, va velocissimo, raga. No, non c'ho più magia. Cavolo, non ci resta che continuare a colpirlo così. Almeno siamo riusciti ad interromperlo. Continua a velocizzarsi. Io non so a che velocità vuole arrivare. La velocità della luce, probabilmente. Ah, fino a quando dovrò continuare a colpirlo? Cioè, quanto resiste sto bastardo schifoso? Oh! Comincia, ragazzi, comincia a mostrare i primi segni di cedimento. Attenzione. Allora, il momento è cruciale. Assolutamente cruciale. Non abbiamo più magia. L'unica cosa che possiamo fare è attaccarlo così. Non c'è lucciolino e scarico, ragazzi. Non posso rallentarla nemmeno così. Recuperiamo un po' di qualsiasi cosa, ma niente la fa. Probabilmente, aia. Forza, 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 forza. Ha schivato il bastardo. L'ha schivato, raga. Sarebbe stato bello recuperare un po' di magia. Allora, posso usare la pozione, mi rendo conto di questo, ragazzi. Però, dai, uso la pozione. Tu rallenta un po'. Aia, interrotta, ovviamente. Figuriamo. Madonna, come va veloce, oh! Forza, usiamo di nuovo raggio di luce. Spero non mi interrompa Aurora. Siamo riusciti a interromperlo. Dai, dai, dai. Deve cadere, dai, prima o poi. Che cavolo. Aurora proprio, mi auguro possa utilizzare un'ultima volta raggio di luce. Però è stata troppo lenta. Forza, forza. Sì. E vai. Oh, non me l'aspettavo, ragazzi, vi giuro. Sono fierissima. Perché la situazione era super critica all'inizio, tipo, eh. Si va su di punti abilità, di livelli. Fantastico. Polvere della schivata. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Il sangue di Magna ora scorre sì forte, e per lungo tempo speriamo sia sorte. Caro signor sindaco, Balmus Populi, udite! Il cuore di Magna va che è un portento, e io ho salvato la nostra impresa. Il cavo è libero dal vile incantamento. Principessa Aurora, vi prego, signore. Grazie a nome dei Bolmus, Aurora. Con la nostra liquidità a disposizione, per le terre di Lemuria faremo un figurone. La tua carità mi colpisce. È nobile, Aurora, aiutar chi patisce. Un tenero affetto a te mi unisce. Robert, da questo minuto la promozione hai ottenuto. Sì, oh, mai sentito. Margaret, il tuo sorriso è come un buon affare, hai voce squillante come un campanello. Magna è guarita, nel cavo si può entrare. Per te sola l'ho fatto, oh, ma che bello. Splendida Margaret, sarai il mio gioiello. Non sono un'impresa o una bancarella, tu non mi conosci, per te son solo bella. Ui! Margaret, no, dai, aspetta. Il mio cuore è spezzato, disdetta, ogni speranza è svanita. Il flauto magari le lenirà la ferita. Senti che ricca canzone, non serve a curare la mia mesta afflizione. Addio, amico caro, la mia strada è segnata. I Bolmus son grati, ringraziano tutti. Ci sapremo sdebitare. Mai potremo dimenticare. Perfetto, sotto la cittadina dei Bolmus, con Magna devi parlare. Lei al tempio su in alto ti può portare. Perfetto! Il povero Robert, ragazzi, è stato praticamente scaricato dalla bella Margaret, che non l'ha calcolato per niente. Abbiamo risolto questo grave
problema, ragazzi. Per cui non ci resta che tornare dalla povera Magna, il cui cuore dalle ragnatele era afflitto. Eccola qua. Magna, eccoci. Ai dirupi di ieri, perfetto. Come ti senti adesso? Mia cara, son giovane ancora, questo è l'effetto. Il mio cuore batte potente. Son libera ora dal dolore nel petto. Vi solleverò in alto nel cielo, per poi apprestarmi ad andare. Con quei piccoletti sulle mie spalle, pronti a mercanteggiare. Perfetto, scusate, mi è venuto un singhiozzo allucinante, ragazzi. Perfetto, lei che ci ha portato, sì, fin lassù, dove dovevamo andare. Grazie, oh Magna, per il passaggio. Ci hai portati nel cielo con tanto coraggio. Robert, addio, torna a commerciare. Aspetta, Aurora, mi devo associare al vostro drappello e mercati trovare. Margaret certo ci dovrà ripensare. Tu sia il benvenuto, oh topo mercante. Uff, parlerà solo di denaro contante. Perfetto, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, il duca e la duchessa. Capitolo 7, su al Tempio della Luna. Perfetto, ragazzi, allora, questo episodio sicuramente sarà durato più del dovuto, però sono stata contenta perché abbiamo appunto risolto già questa questione dei ragni, del cuore di Magna, che ci ha permesso finalmente di arrivare dove dovevamo arrivare. Per cui questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un budoscio a tutti, ragazzi, ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!